sindaco di Napoli. A proposito di Napoli, il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha detto che lo stadio San Paolo è un cesso, sempre così in punta di fioretto. Sì, quel dico e non dico. A proposito di Gallo in Coppa America. Cosa avrà voluto dire? Che non gli piace lo stadio? Beh, sicuramente lo stadio è da ristrutturare, infatti stiamo cercando insieme a lui di convincerlo a mettere le risorse per ristrutturarlo. Cioè, state cercando di convincere lui a pagare? Lui in tutta Italia gli stadi li fanno i presidenti delle società. E lui non vuole. Lui lo vuole fare, finora la somma messa sul piatto è poca. Quanto ha messo per adesso? E complessivamente sono una ventina di milioni, ma in realtà per lo stadio sarebbero una decina di milioni. Cioè, lui nel senso, lui ne ha messi di quattro. Tra l'altro, se lui dice che è un cesso, per passare dal cesso al salotto ce ne vorrebbero. Quindi, quanti ce ne vogliono? Più o meno. Beh, insomma, dobbiamo andare per fare un lavoro fatto bene, insomma, non meno di 70-80 milioni di euro. E me ne mancano 50. E chi li mette? Lui? Siamo sicuri che è il momento di spendere così tanti soldi per uno stadio? Lo deve chiedere al presidente. Certo. Sicuramente noi come comune, ma certo, non solo Napoli, anche le altre città non ce le hanno. Quanto tempo ci vuole di lavoro per chiuderlo? No, si può andare a blocchi. Si può andare a blocchi, si può fare prima una parte, poi l'altra, altrimenti si faranno dei lavori di riqualificazione, di restyling. Coppa UEFA. Senta, ma le piace Sarri, no, l'allenatore del Napoli? Sì. Mi piace, lui è poi di Bagnoli, è di Napoli, ha passione, mi sembra una persona seria, il Napoli sta giocando anche bene, la persona mi è piaciuta dall'inizio. Vi siete conosciuti? Non ancora, ci siamo sentiti per telefono. Lei gli ha chiesto se l'ha votato, sì. No, lui non vota a Napoli. Adesso è di origine napoletana, ma stava certo, in Toscana. Empoli, certo. Toscana, non so se ha votato Renzi, ma è comunista lui, di sinistra. Così pare. Vero? Sì. Gliel'hanno detto anche a lei. Sì. Chi gliel'ha detto? No, insomma, si legge. Vabbè, non è che è un reato. Non ancora. Per questione di attimi, dipende da come lo vivi. Certo. Senta, ma sua moglie dice che è disordinato lei in casa, che uno proprio che non. Sì, un po' sì. Soprattutto con i libri, con le cose mie. Però è un ordine in realtà. C'è un disordine per gli altri, ma è un ordine per me. Nel senso, il mio studiolo è il mio ordine. Se uno mi toglie una cosa, io non la trovo più. Certo. L'investimento è sempre, il mattone è sempre un buon investimento, comunque. Beh, insomma, dipende. E anche farsi una doccia non è mai come lavarsi a pezzi. Senta, non è vero che trovate le cose. Cosa fa in casa? Fa qualcosa? Ci sto pochissimo. Arriva a mezzanotte. Allora, io esco alle 8 e torno intorno a mezzanotte. Di compagnia, quindi, proprio come questo periodo faccio il sindaco, non molto. Senta, ma farà qualcosa? Sarà nel weekend? Stira? No. Tirare no, non si. Sì, a me piace cucinare, però si è definito potenzialmente un buon cuoco. Cosa significa? Cosa vuol dire? Che io potenzialmente se sono mi mettessi fotomodella. A cucinare potrei essere un buon cuoco. Ah, quindi però non cucinavo quando ero più ragazzo. Che faceva? Un po' tutto, gli spaghetti. Anche il tutto in bianco? No, alle vongole. A me piace molto il pesce. Sì, però lo fanno gli altri. Ripeto, con i ritmi che ho. Ma farà qualcosa in casa, sparecchia. Metto a posto la casa, sistemo, metto ordine, sto con i figli. No, metto a posto la casa. Abbiamo due figli, quindi insomma, che stanno pochissimo con me. Quanti anni hanno? 15 e mezzo e 11 e mezzo. Come li ha chiamati? Ernesto? Andrea e Giuseppe. Non pensavo Che Guevara, no. Ernesto no. Andrea ha fatto la stessa pausa prima dell'età e prima del nome, quindi vuol dire che proprio ci rifletta le risposte sulle risposte. Certo, senta, cos'hai in comune con Matteo Renzi? Nulla, solo una cosa, che lui è stato sindaco anche lui e io lo sono adesso. Ma l'altra anche, avete fatto lo scout tutte e due? No, io no. No, non ho fatto lo scout? No, mia moglie. Ah, è sicura? Mia moglie sì. No, lei sì, non l'ha fatto. Certo, non mi sono rincoglionito. Vabbè. E cosa facevi da ragazzo? Come impiegavi il tuo tempo quando non studiavi? A me piaceva stare molto con gli amici. E spiava già. Era abbastanza, insomma, un po' così. Un po'? Ribelle. Spiava già i telefoni, faceva già le intercettazioni. No, non avevo. Ma poi all'epoca non è che stavano tutti, non c'erano proprio i telefoni. Ne manco. Che spiavo quelli della SIP quando stavi nelle cabine telefoniche. E come facevi, scusa? No, non li facevi. Cioè, ogni volta che passavi di fronte a una cabina cosa facevi? Andavi a vedere se qualcuno aveva lasciato le monete, sì, un grande classico. Si premeva per vedere se questo, però questo quando avevo 12-13 anni. Anch'io, no? Io lo faccio ancora. Le mancano un po' le inchieste, le intercettazioni, sì, i tabulati. Le inchieste mi mancano, soprattutto le inchieste, sì. Mi manca molto il mio lavoro. Vabbè, si può sempre tornare, no? No, perché mi sono dimesso. Certo. Scusa, faccio come altri che sono messi in aspettativa. A proposito di dimissioni, vi segnalo l'ultimo aggiornamento. Sì. Confermato incontro tra commissario del PD Orfini e segretario del SEL Paolo Cento. I due si sono sentiti, hanno concordato questa linea, attendono un passo indietro del sindaco entro le 16, altrimenti all'ordine del giorno della loro riunione ci sarà la possibilità di sfiduciare in aula il primo cittadino. L'è presa la sindrome speciale di Mentana? Sì, ecco. Io voglio la Sardoni su una gradinata, ore e ore senza acqua.
all'ultimo minuto. Secondo lei come finisce questa vicenda di Marino? Non mi pare che ci sono le condizioni per andare avanti. Si dimette? Penso è questione di poco, sì. Ora, no, non so se si dimette, ma comunque non credo che possa andare avanti, ormai si è entrato in una situazione senza ritorno. Perché lui ha detto in questi giorni che talmente lui ha avuto sempre a che fare, essendo un medico, con questioni che avevano a che fare la vita e la morte, che in realtà forse queste cose gli passano un po' attraverso. L'unico tema è non avere un accanimento terapeutico. O lui sente dentro di sé la forza e quindi l'onestà, il fatto di non aver fatto nulla di male, andare avanti, allora non si deve fregare tutto e va avanti, ma devi dare però prova di saper resistere. E credo che negli ultimi tempi, insomma, io non ho visto un rapporto tra Marino e Roma, no. Marino e i suoi concittadini. Il tema è questo: o riesci ad avere un rapporto con la tua città che ti riconosce anche se il sistema ti è contro, i partiti sono contro, oppure alla fine mi sembra che lui abbia un clima complessivamente negativo, non di sostegno. Tra l'altro non c'entra niente, ma pochi giorni fa si è dimesso anche il sindaco di Marino, vicino a Roma. Mi porta male? Beh, non lo so. Ma davvero? Sì, il sindaco di Marino si è dimesso. Ma lei è un gufo? No. Sicuro? Guardate, io porto bene in genere. Sì, però sa, per Matteo no. No, è un periodo che insomma la situazione tra Napoli va abbastanza tu? Male. Lo senti ogni tanto? No. Mai? Ma l'ultima volta l'ho visto a maggio a Pompei. Maggio ma no, dalla Madonna di Pompei. Ai maggio scavi di Pompei. Quest'anno? Maggio di quest'anno. Anche quello è un tema dolente, gli scavi detto, di Pompei. Come no? Sì. Ma messaggini niente? No. Neanche non ce l'ho il suo numero, no. Non ha il numero di Matteo? No. E quindi se gli arriva un messaggino dice ma chi è questo? Non ce l'ha registrato? No, non ce l'ho. No, no. Non c'è il numero? No. Questa è Radio 2, questa è il... Roma, Marino pronto a fare un passo indietro. Un giorno da pecora. Sempre un giorno da pecora su Radio 2 col simpatico Lauro. E la simpatica Cucciari. In studio con noi oggi c'è Luigi De Magistris. Sindaco di Napoli. Allora, Luigi Caro, hai detto una frase che io, tu non sai quanto possa mai condividere, mi sento più tranquillo quando passeggio a Napoli che non nelle strade di Bruxelles. Come mai tu? La verità, ma perché amo profondamente Napoli, non voglio fare polemiche con Bruxelles, ma no, sono stato sì. Due anni a Bruxelles, no, a parte mi stavo deprimendo. Cittadina. Sì, allegra. Io preferisco allegra la città di mare, un po' più umida, allegra. E poi devo dire la verità. Anche i problemi di sicurezza, così come stanno nella mia città, stavano anche là. Io nella mia città mi sento bene, ma da sempre, non perché adesso... Cioè, più sicura a Napoli che Bruxelles. E poi così mi fai fare una polemica no, così... Con Bruxelles, con il sindaco di Bruxelles, che tra l'altro ci sta ascoltando. Io penso che Napoli è una grande Broccoletti. Città piena di complessità e quindi sicuramente con problemi di sicurezza. Ma se devo dire che Napoli sia meno sicura di tante altre città del mondo, non me lo ci sono città dire. Più sicure di Napoli in Italia? Più sicure? Sì. Beh, sicuramente. Tipo? Io penso che Napoli più o meno sta nella media con Roma e Milano. Poi sono città sicuramente come Firenze, come Venezia. Insomma, Belluno. Sì, Belluno. No, sì, ma Napoli non è facile. No, certo, sì, ma sì. È così bella. Bellissimo. E poi siete così simpatici, così comunicativi. Una donna si sente sola, va in giro per Napoli e sola non rimane. Sì. Poi dipende da chi trovi. Cosa, certo. Queste sono anche questioni sì. Tue. Senta, che effetto le fa essere nella stessa condizione del governatore De Luca? Cioè entrambi condannati in primo grado, ma carica poi sì. Sospesa, poi sospesa la sospensione. Storie molto diverse. Sì, diverse. Però, diciamo, io pago per aver indagato sul sistema da magistrato. La condanna in primo grado del governatore è per un fatto diciamo di amministratore, quindi ovviamente non giudico la Che rapporti avete? Istituzionali, per adesso rapporti quindi, corretti. Non buoni. No, rapporti corretti. Andrebbe, cioè, a non siamo amici. Andrebbe a cena con De Luca. Ma non è capitato. Non è capitato. Capiterà? Non lo so. No, a tutta l'area di no, nel senso no. Ma ripeto, quelle poche cene che faccio in genere preferisco andare con gli amici. In vacanza con De Luca ci andrebbe? No. No, perché? Ma non per nulla. No. Ha visto quei show che fa in televisione, quel programma che fa tutte le settimane? Ma lui è un personaggio. Ha ragione. Come dice Croz, personaggetti. Com'è? Ma ha ragione quando dice che Rai 3 fa camorrismo giornalistico. No, De Luca. Non condivido. Ma tu la guardi la TV? No, se no, sei letto, ho letto le dichiarazioni. De Luca. Ma non guardi mai la TV? Ma la frase, quando ci sono. E cosa guardi? Quando me stesso. Ah, sì, no, sì, guarda. Nel senso, no. L'unico momento che guardo è quando sto presente io fisicamente, in questo senso. No, perché gli orari sono quelli. E che fa? La radio mi capita qualche volta girando. Radio? Ascolta radio? Radio 2. Ah, ecco, bravo. Un giorno da pecora. Vede che l'avevo trovato preparato. Spontaneo. Filippo Lamantia, il più grande cuoco italiano. Ah, che bello. No, guarda, grazie. Guarda, mi mancavate. Ma so. Non tanto, tantissimo. Tantissimo. Te lo giuro, guarda, sì, tantissimo. Senta, signor Lamantia, lei conosce il signor De Magistris?
sindaco di Napoli. Lo conosco ovviamente di viso e di fama, quello ovviamente. Certo, sì. Non l'ho mai incontrato, se devo essere sincero. Signor De Magistris, sì, sulla Mantia aveva a Roma, fino a poco tempo fa, il ristorante più frequentato dai politici in Italia. Giusto, signor La Mantia? No, io ero in cucina, non vedevo nessuno. Sì. Filippo, ti riconosco molto in questo racconto che hai appena fatto. Sempre in cucina. Certo. Sempre in cucina, guarda. Non so chi c'era in sala, assolutamente. Senta, la Mattia, ma è venuto Marino a mangiare da lei? No, assolutamente. Ma guarda come lo dice con grinta, no! Come fa a saperlo se era in cucina? No, te lo spiego, perché mi comunicavano ogni tanto, ma sei bene un sindaco, oppure, ma lui a quei tempi ma non era sindaco e quindi non c'era, forse manco c'era Roma, assolutamente. Non c'era Roma la città o non c'era... Però era non c'era anche, no, che Roma in quel periodo c'era, adesso non c'è più, assolutamente. Senta, e chi veniva ai suoi tempi lì? Ma guarda, veniva mia nonna... No, di politici, ha detto che glielo comunicavano. No, tutti, guarda, dall'estrema sinistra all'estrema destra, guarda. C'è stato mai qualcuno che è venuto nel tuo ristorante che non è che ti abbia proprio fatto piacere vederlo là, cucinare no, per lui? No, guarda, per me sono commensali, vanno nutriti tutti. Siamo sicuri? Se uno decide di venire al mio ristorante, io da cuoco devo... Ma sei anche un uomo, Filippo, tu sei anche un uomo. Sì. Da cuoco li nutriamo tutti, ma da uomo qualcuno li possiamo mettere un po' più di sale? Diciamo che se mi invitano a casa per cucinare, se c'è qualcuno appunto... che non mi piace, non ci vado tutto qui. Senta, signor La Mantia, lei che è il più grande cuoco italiano, oggi che cosa cucinerebbe a Marino? A Marino? Perché oggi è dura. Una bella frittata, guarda. Ma perché la frittata? Una bella frittata. Per coerenza. Ma quella l'ha fatta lui, scusi. Ma appunto, che gli spiego bene praticamente in cucina a che serve la frittata. E come si fa la frittata? Che l'ora anche la frittata era praticamente inteso come il cibo anche del riciclo. Quindi quando ti rimanevano delle cose nella casa... Sì. La nonna che faceva, sbatteva le uova e mischiava la pasta rimasta, il broccoletto del giorno prima, il pesce, e veniva praticamente un bel piatto. C'è pasta, broccoletti e pesce. Sì. Ma sì, tutto. Signor De Magistris, la frittata le piace? Sì. Come le piace la frittata? Non è il mio piatto preferito, ma mi piace. Cosa farebbe se la Mantia invece al sindaco De Magistris? Ma lui è napoletano e è abituato molto bene, perché a Napoli si mangia benissimo. Questo è un gemellaggio tra Palermo e Napoli di dolce e cose, quindi diciamo cosa che mi farei lui è abituato molto bene. È vero, sono due grandi città amiche, si mangia molto bene. Ho capito, però dov'è che si mangia male, c'è la Mantia? Perché sennò parliamo solo di dove si mangia bene. In Italia? Sì. Ma io mangio male... No, non lo posso dire. Lo dica, signor La Mantia. Ci ha lasciato dove? No, non lo posso dire. Una regione, una città. Almeno disse al centro, nord, al sud. Una regione... Ci sono delle province... In Svizzera. Che del nord che non mi piace. Province... Si mangia perché è troppo pesante per me. Ah, ho capito. Piemonte. Piemonte. No, non lo so, non me lo ricordo. Ci sono delle province che per me... Interrogalo. Allora, aspetti, signor La Mantia, signor De Magistris, cerchi di scoprire, interrogando il signor La Mantia, qual è la regione... Ma lui ha detto chiaramente che preferisce le cucine leggere, che sono quelle in genere meridionali. Sì, ma poi qual è quella? Soprattutto siciliane, campane e pugliesi. Gli tiri fuori il nome della regione, come se faceva quando interrogava qualcuno. Gli dica, signor La Mantia. Caro Filippo, no, a me piace molto il pesce. Sì. Tu che mi faresti mangiare come pesce? Allora, se non ti nascondo che ti potrei fare... Che domanda insidiosa, Un involtino di pesce spatola, che è un pesce che io adoro, che è il pesce bandiera. Ottimo. Quindi faccio un ripieno di mollica di pane tostata, con l'uvetta, i pinoli, l'acciughina sciolta. E a fianco un po' ci mettiamo un'insalata di finocchi, arance e cuscino. Ma la caponatina, scusi. No, la caponatina ormai stiamo uscendo dal periodo della caponata. Poi pesce bandiera, pesce semplice, popolare, economico, soprattutto economico. Se La Mantia è a Matteo, cosa cucina invece per Matteo? Matteo chi? Ma come Matteo chi? Chi? Se La Mantia, ma guarda che le chiudono nel ristorante, No, che io ne conosco tanti, Matteo. No, scusi, Matteo chi? Per favore, se La Mattia si metta sull'attenti, a Matteo cosa cucinerebbe? Diciamo, ecco, lui
che l'ho nutrito. È venuto? È venuto. Però prima che fosse chi, capito? Assolutamente. Prima che fosse chi, ma come parli, Filippo? Siamo intercettati, siamo al telefono. Invece De Magistris, non faccio più il magistrato. No, assolutamente. Quando era sindaco di... Quando era sindaco è venuto una sera a cena. Tra l'altro, ma mi ha dato anche un premio che... A Firenze. Ma ha pagato con la carta di credito di Marino? Questo non lo so, no, io se non leggo io alla casa. Non vai in cucina, però se va alla casa. Ma e cosa aveva mangiato quella volta, Matteo? Se lo ricorda? No, quella sera, guarda che io ho fatto lo sformatino di anelletti infornati. No. Non lo ricordo perché era in carta, che tra l'altro è buono, sì, che è molto buono. E se l'hai mangiato tutto? Che io adoro. E se l'hai mangiato tutto? Gli anelletti, c'è una pasta a forma di fede, inventata da un marchese a Bagheria nel 700. Una pasta idonea per Matteo, forma di fede. Come non pensarci, esatto. Signora Lavantia, grazie, arrivederci, grazie più grande voi, cuoco. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Filippo. Vi adoro a tutti. Tutto, ciao, a tutti, gioia. Tutto. Ciao, che bello, ha capito questa... Le è tornata voglia di fare il cuoco? Il cuoco è una bella cosa. Potrebbe... È tornata, gli è venuta. Sì. Ha detto non c'è il tempo. Però lei è venuto un po' fame. Scusi, ma che farà? Adesso lei metta che non la eleggono sindaco sì. L'anno prossimo. Che fa di lavoro? Questo non lo so. Ma tipo... No, non lo so veramente. Ma che cosa le piacerebbe fare? L'agricoltore. Ma no, qualcosa anche di agricoltore proprio. Cioè, mi piacerebbe avere un'azienda agricola. Un agriturismo? No, un'azienda agricola. Cioè, proprio con coltivazioni. Pomodori. Sì. Tornare un po' alla terra. Anche pomodori, sì. Fare il contadino? Più o meno sì. No, insomma, anche un po' nelle forme contemporanee. Imprenditore agricolo. Imprenditore agricolo, sì. Forse si vede più come imprenditore agricolo. Come, sì, un'azienda. Guarda, cerchiamo di capire quale sarà il suo futuro, così la mettiamo tranquilla e sa come però facciamo. Però io spero di fare il sindaco. Ah, certo. E sa cosa facciamo per sapere il suo futuro? Chiamiamo il divino Otelma! Rispondi! 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 Prendi il cellulare tra le mani. Divino Otelma, buongiorno! Vi salutiamo e benediciamo da Paraggi, amatissimi figli. Siamo con i fedeli, stiamo predisponendo a canali di... Forse è pericolo di morte, però, tradizione. Sta scappando. Divino, no, siamo un attimo rimasti così. Non ci doveva essere, scusi, il protocollo di Chio? No, perché la redazione ci ha detto di eliminare le cose superflue. La cosa superflua sono io. No, il protocollo, protocollo. Senta, Divino, in studio con noi oggi c'è Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Noi vogliamo sapere da lei che vede nel futuro, così anche si decide anche se il signor De Magistris sarà nuovamente sindaco di Napoli anche l'anno prossimo dopo le elezioni di primavera. Questa domanda c'è già stata posta novembre 2012. Ma da chi? Da noi? Da voi. Ma ci siamo dimenticati? Da voi, da Giorgio Lauro e dal marchese di Vetrale. Ma perché c'entra? Ma magari ha cambiato. Lei si ricorda come ha risposto? Ma certo. Dico De Magistris. Che casino fa? De Magistris, dico. Sì. De Magistris, che noi naturalmente chiamiamo con grande affetto Dema. E rispetto l'alcalde. L'alcalde. In verità l'alcalde non aveva detto che con sicurezza. Ah, ecco, vede, adesso invece l'ha detto. Sortito l'esito. Allora, divino. Ma si era un po' dipanato. Dipanato, lui si dipana, lo fa. No, all'epoca. No, ma lo fa di dipanarsi. Adesso non si dipana più, si candiderà sindaco di Napoli nella prossima primavera. Sarà rieletto, Divino? Ecco, allora ripeteremo quello che abbiamo già detto il 5 novembre. Allora mandiamo la registrazione. 2012. Sì. In questo caso dobbiamo proprio andare nel dessus e teniamo conto. Nel dessus. No, il dessus è quello che è una donna, poi dovrebbe saperlo che cos'è. Certo, dessus. È proprio tipico del genere femminile. Delle donne, la donna dessus. Certo. Degli esseri umani, mi sento più essere umano. Più della donna il dessus, perché... No, il dessus si riferisce all'abbigliamento. Sì, no, ma Divino, non dobbiamo parlare del dessus. Ci dica de subito se il signor De Magistris sarà rieletto sindaco di Napoli. Dessus. Ecco, nel 2012 noi avevamo detto che qualora si fosse votato nel 2015. Sì. Ma chi se ne frega, Divino? Si vota l'anno prossimo, 2016. Che ottima. Mal di testa. C'è un, mi è venuto un dessus. Che qualora si fosse
fosse votato nel 2016, la situazione dell'alcalde sarebbe risultata problematica, però molto dipende da quale mese. Guardi, si vota in primavera. Vota maggio. Maggio. Come le era cresine, di maggio. Come le cresine. Era di maggio. Ecco, qualora si votasse nel mese di maggio. Eh sì, l'abbiamo detto, Divino. Sì. Ma voi ne diete tante. No, cose. Ma l'ha detto il sindaco, si vota maggio, noi, Divino, scusi. Vabbè. Se si vota nel mese di maggio prevalgono le influenze positive. Sarà rieletto, grazie Divino, ha capito, è contento, sarà rieletto, sì, sindaco, l'ha detto, quindi conta, cioè, posso andare ai Caraibi? No, non faccia quelle le immersioni che non portano bene. Lei le fa le immersioni? Sì, ma non con la bombola. E con cosa? Senza? Con le mie gambette. Si chiama snorkeling? Sì, vado a 5-6 metri. 5-6 metri, sì. E poi, ma col boccaglio? Sì, tradizionale, maschera e boccaglio. E prendi anche i pesci? No, vado a vedere. Assolutamente. Prende i pesci, uno che fa snorkeling prende pesci. Guardi un documentario, simpatico Lauro. Senta, il Napoli chi è Conan, il ragazzo del futuro? Il Napoli può vincere lo scudetto, secondo lei? Napoli farà un buon campionato. Non vince lo scudetto? Questo non lo so, chiediamolo al Guarda che siete scaramantici, io lascerei stare l'Unione di Vinotel ma Napoli Calcio. Se dovesse vincere lo scudetto, lei cosa è disposto a fare per festeggiare lo scudetto del Napoli? Cosa. Tipo tagliarsi tingersi i capelli di azzurro come il Napoli? Perché no? No, perché no è diverso da sì. Ma questa è un'ipotesi. Ma prendiamoci questo Napoli impegno. Vince ma se lo Napoli scudetto, vince lo scudetto, ti fai i capelli azzurri? Sì. Ah, che meraviglia. Lo può dire bene lei. Cioè, se il Napoli vince, perché ha detto se questo. Se il Napoli vince lo scudetto, mi faccio i capelli azzurri. Mamma mia. Forza Napoli! Sempre, forza Napoli. Grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli.